ragazze, benvenute su Mondo Cosmetic. Oggi review su un altro prodotto Kiko. Vi aspettano tante review su tantissimi prodotti, su tantissime aziende. Comunque, questi qua ci tenevo a farli perché ce l'ho da un po' e comunque si trovano sempre e ci potete fare un pensierino. Sto parlando dei Kiko Pencil Lip Gloss. In realtà sono dei matitoni labbra, faccio vedere magari con la punta un po' più. Insomma, prenderò uno con una punta decente? No, vabbè, accontentate. Allora, praticamente sono questi matitoni che hanno questo effetto gloss sulle labbra, ma che comunque danno colore. Allora, vi dico brevemente, all'interno di ogni matita, cioè la matita è 2,27 grammi, costa mediamente, l'ho segnato, aspettate che vedo, intorno ai 3,90 euro. E appunto durano, se non ricordo male, tipo 36 mesi da quando insomma l'aprite. Allora, io ho quattro colori. Ho il numero 14, che è praticamente questo fucsia, insomma, brillantinato. Sono tutti brillantinati, almeno quelli che ho visto io. Poi ho il numero 02, che è questo bronzo un po' brillantinato. Poi vi faccio gli swatch, lo 00 che è questo bianco, in realtà è un trasparente brillantinato, e poi c'ho lo 06, è bello quando dico c'ho, lo 06 un rosa brillantinato. Allora, sapete che ultimamente i prodotti della Kiko non mi hanno fatto impazzire, purtroppo, però devo dire che questi qua mi sono piaciuti tanto, li utilizzo veramente tantissimo. Allora, le caratteristiche, vi faccio un attimo gli swatch, li metto un attimo così in modo che li potete vedere. Allora, li utilizzo spesso e hanno un utilizzo anche abbastanza versatile. Allora, io qualche volta ho utilizzato anche quello lì trasparente per dare magari un po' di effetto punto luce in un trucco occhi. So che non è proprio, insomma, diciamo una cosa che si dovrebbe fare, perché non si fa un prodotto per le labbra che va vicino agli occhi, non va bene. Però qualche volta non vi nascondo che l'ho fatto. Allora, ve li faccio vedere un attimo. Sono praticamente, aspettate, vi voglio mettere in modo che voi li potete vedere bene. Lo so, sono una frana e vabbè, migliorerò. Allora, sono questi qui. Vediamo se si riesce a vedere qualcosa. Allora, il primo è rosa, il brillantinato chiaro, il bronzo e diciamo il fucsia. Eccoli qua. Spero si vedano. Allora, vedete che sono molto 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 brillantinati, ma proprio veramente molto molto luccicosi. Ve le faccio vedere anche un po' l'effetto sulle labbra. Come vedete non ho nulla, proprio per farvi vedere. Allora, metto questo qui. No, anzi, mettiamo questo qui che... Vabbè, questo metto tipo quello la viola. Allora, veramente non sto attenta ovviamente, ma giusto per farvi vedere l'effetto. Lo passo quasi come un burro cacao. Allora, sono pigmentati, appunto perché comunque avendo questi brillantini all'interno danno questo effetto veramente molto luminoso. Quindi se cercate qualcosa di opaco, assolutamente non fa per voi. Donano alle labbra comunque morbidezza, quindi comunque avete queste labbra morbide. Ovviamente non vi aspettate la morbidezza di un burro cacao, ovviamente, ma comunque sono dei matitoni labbra che ammorbidiscono le labbra, non le seccano e danno comunque questo colore. Sono di quelle là che si temperano, quindi non sono quelle là autotemperanti. E sono veramente, vi devo dire la verità, molto carine. Ad esempio, questa qui trasparente, io la utilizzo per esempio su un rossetto che magari risulta un po' troppo scuro per il tipo di trucco che faccio, allora lo vado a rendere leggermente più chiaro e leggermente più brillante sempre, ovviamente con questa qua. Posso utilizzarla per fare magari in un trucco un po' più eccentrico, un punto luce sotto l'arcata sopraccigliare, oppure nell'angolo interno dell'occhio lo vado a mettere, vedete, proprio nell'angolino. Poi ovviamente adesso sto facendo vedere così, giusto? Sono veramente molto carini, come poi 3,90 euro veramente si può fare.
Vi dico la verità, ogni volta che vado da Kiko, spesso li acquisto perché mi piacciono molto. Questi sono i miei colori preferiti. Non mi nascondo che ultimamente ci sono stata, ho acquistato di nuovo questo qui perché non mi ero resa conto che era quello là che già avevo, lo 02, infatti l'ho regalato a mia madre e avevo riacquistato anche un'altra volta lo 06 e infatti anche questo qua l'ho regalato a mia madre perché tendo, lo so, ad acquistare sempre più o meno gli stessi colori, ma perché sono quelli là che veramente mi piacciono di più e comunque io per un trucco quotidiano tendo a utilizzare sempre dei colori tendenzialmente sul marroncino, sul rosa, insomma abbastanza neutri. Anche se questi qua sono, ripeto, abbastanza, vedete, brillantinati, ma comunque mi piacciono pure come effetto, diciamo, di giorno. Poi dipende dalla giornata, ripeto, se voglio un trucco un po' più matto, un po' più opaco, ovviamente non lo utilizzo. Quindi diciamo che questi sono finalmente uno dei prodotti Kiko che mi piace. Che mi piacciono, quindi sono, io li promuovo a pieni voti perché veramente li trovo molto molto carini. Ovviamente ci tengo anche a dire che la durata diciamo, della matita sulle labbra ovviamente non può essere paragonato a quello di un rossetto o comunque ancora di più a quello di un prodotto long lasting che quindi magari si fissa e che rimane lì a lungo. Per cui insomma, tenete conto di questo, però se volete un po' di colore sulle labbra, magari perché dovete scendere a fare un servizio, dovete uscire o magari la sera così, giusto per avere, non volete avere questi trucchi particolarmente resistenti, allora questi qui veramente vanno benissimo. Quindi niente ragazze, se vi capita di trovarli ve li consiglio e niente, se avete qualche domanda anche sul prodotto fatemi sapere, non vi posso dire gli inci perché non ci sono, sapete, non ci sono all'interno insomma sui matitoni, ma comunque i soliti inci insomma della Kiko come un po' tutti quelli che sono i cosmetici insomma commerciali dello stesso tipo. Quindi niente ragazze, spero che questa recensione vi sia stata utile, faccio rivedere un'altra volta gli swatch in modo che potete farvi un'idea. E vi ripeto che questo qua, il primo è lo 06, 06. Il secondo è lo 00. Il terzo è lo 02. E il quarto è il 14. Niente ragazze, vi ripeto, spero che questa recensione vi sia stata utile. Se avete domande, scrivetemi un commento o mi scrivete in privato. Se vi è piaciuto il video, pollicini in su. E se vi fa piacere, iscrivetevi al canale. Io vi aspetto in tante, vi aspetto alla prossima recensione e a tutti gli altri video. E insomma, vi aspetto presto. Un bacio ragazze, ciao.